monociclisti ed eccoci, siamo di ritorno dopo essere andati al paese e il Fero mette la sua pirlata. Prima di partire ho zanzato il Segway Mini alla Giangi e mi sono fatto una decina di chilometri a Milano, poi mi sono dimenticato di caricarlo questa notte, quindi la povera Giangi è partita praticamente con un poco più del 50% 60% di batteria partita, e siamo arrivati a Pornassio proprio con le ultime gocce di energia, e vi confermiamo il nostro test, questo è importante, che in discesa il mezzo si ricarica, e signori stiamo vedendo che si ricarica molto più velocemente di quanto faccia con attaccato al caricatore. Visto che le capacità di recepire energia delle batterie non sono elevate, un nostro consiglio, infatti come vedete stiamo andando ben piano, un nostro consiglio è che se voi scendete velocemente dalle discese, è vero che il motore crea energia per frenare, però è anche vero che la capacità di recepire queste energie da parte della batteria non è elevatissima, perché la batteria è in grado di dare tantissima energia ma non è in grado di ricaricarsi con la stessa quantità che è in grado di erogare, di energia che è in grado di erogare. Quindi quando siete in queste condizioni, cioè dopo una salita, conviene sicuramente scendere a una velocità abbastanza moderata in modo che il freno motore abbia del tempo per ricaricare la batteria, se no l'energia in eccesso che produce il motore frenando viene sprecata e non viene mandata la batteria, perché oltre un tot di energia per secondo chiaramente la batteria non può recepire. Quindi cercate di andare abbastanza piano quando siete in discesa, e alla fine della discesa vi ritroverete con le batterie, non dico ricaricate, ma sicuramente avrete recuperato il 50% di quello che avete speso. Che fate conto che se ci siamo girati, che la Giangi era praticamente sotto zero di batteria, era a 2 km e adesso ne ha recuperati 3, per cui siamo già a 5 km. La Giangi sta monitorando col suo cellularino la sua applicazione Segway, guarda la zanzolina, guardala come è pronto, guarda che sguardo, guarda. Alla! Questo siamo dal Don, che ci starà guardando da qualche parte, detto che ci vediamo oggi pomeriggio, e noi con i nostri Segway scendiamo. Ciao Don! E guarda, tutta contenta che ha scoperto questa cosa. Signori, va che posticini, cioè. Amore, perdonami, mi sono dimenticato di caricarlo. Cavolicchio, adesso mi cazzierà per tutto il giorno. Guarda come va. Perché dovete ovviamente ricordarvi che questi, che spettacolo, che questi mezzi tengono l'equilibrio per le batterie. Quindi quando le batterie vanno giù, il mezzo si ferma. Non potete sfruttare fino al limite la batteria, perché per una questione di sicurezza l'equilibrio, guardate la neve sulla in alto, non so se riuscite a vederla. Vabbè. L'equilibrio, forse là in alto vedete quel bianco là, quel bianco là è l'ENEF. La batteria scende al di sotto di un tot, in mezzo si deve fermare per forza, perché usa l'energia per bilanciarsi. Quindi se va al di sotto di quello che lui ritiene il minimo per garantire la sicurezza del suo proprietario, lui ovviamente bippa e si ferma, cioè non vi fa fermare. E quindi è molto importante, scendendo, che voi andiate a ricaricarlo. E visto che c'è questa opzione, perché no? La Giangi informa che abbiamo già ricaricato di un chilometro. Stiamo andando, è presissimo, la salutiamo. Niente, l'inquinatore è concentrato alla guida, 5 km orari. In macchina inquina anche più se di benzina, porca. Almeno fosse un veicolo d'epoca. Ma amore, i Segway non sono prodotti per lentoni, almeno 11 all'ora li devono fare almeno. Anche perché adesso scendere a 20 si ricarica troppo, ma scendere a 10 secondo me ci siamo. Vi sto dando queste informazioni, ma non abbiamo un test, per cui non sappiamo esattamente quanto stia ricaricando rispetto al caricabatterie. Però scendete intorno ai 10 km orari. Sembra che la ricarica funzioni.
e la temperatura del Segway non va a salire. Una cosa importante, visto che nel programma del Segway avete il controllo anche delle temperature della motherboard e dei motori del Segway, quindi di conseguenza la motherboard e la temperatura della batteria, se voi vedete che la temperatura in discesa sta salendo, state ricaricando troppo e l'energia, lui la deve buttare da qualche parte, la butta nella scocca, e l'energia è calore, quindi vi aumenta la temperatura del prodotto. Voi controllate la temperatura e bene o male riuscite a gestire la massima ricarica possibile da parte del freno motore in discesa del vostro prodotto. Ma quante ne sappiamo, ma quante ne sappiamo. Oh, numero uno, va che Oliveti, va che Oliveti. Adesso andiamo giù, ci ciurlachiamo 5-6 kg di olive, ci sparano in questi posti qua. Potevamo scendere anche dall'altra parte in fuoristrada, ma Giangi non ha un grande rapporto col fuoristrada. Il fuoristrada dice che c'è ogni mezzo di trasporto la sua funzione. La Giangi fuoristrada va solo con il quad. Giangi, signorina Giangi, come va la ricarica? Come va che la vediamo attenta? 3 chilometri. Ma... amori, senta, ma non è che lei vada, rischiamo che lei vada giù in un burone? No, quello no. È sicura? Non è che c'è la curva, lei è troppo presa, vediamo se riuscite a leggere. Riesco a fare tranquillamente tutto. No, non si riesce a leggere, almeno io non vedo, però lo schermo è molto sporco perché sputacchio. i vecchiatti sputacchiano, ragazzuoli. Adesso andiamo giù, ci pappiamo un bel cafferozzo. E se tutto va bene, magari ci becchiamo anche le prove libere del Gran Premio Cemmania, dove il Grande Vale massacrerà tutti. Quindi, urlacchiando Forza Vale, il Fera la Giangi con i Segway alla conquista della Via del Sale. Questo è il cimiterino del Purnasio. Va. Vi salutano e vi informano che con Segway anche i paesini più sperduti sono alla vostra portata. Ciao ragazzuoli, un ultimo saluto dalla Giangi, che è molto più carina di me. Vai amore. Ciao a tutti. Dai, 6 chilometri, ci arriviamo a casa. Dai, hai visto? Ecco perché aveva paura di spingere. Ed eccoci. Oh, una visione del One, una visione del Mini dal Fero, signori. Posti spettacolari. Un saluto da quadisti.it. Ciao.